Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, bentornati anche in questa nuova settimana. Mercati delle criptovalute stanno facendo le bizze, salgono, scendono, ma in sostanza non cambia quasi niente. Siamo in prossimità di scadenze cicliche importanti. Abbiamo visto anche la scorsa settimana la possibilità di fare un'eventuale operazione di trading intraday. La andiamo a rivedere di nuovo oggi. Andiamo a vedere Ethereum, andiamo a vedere Bitcoin. Tutta la situazione, quello che dobbiamo aspettarci questa settimana. Non mi è piaciuto assolutamente il comportamento di Bitcoin e neanche delle altcoin, ma le altcoin diciamo sono un po' più abituate a questi atteggiamenti, ma quello di Bitcoin non mi è piaciuto molto, soprattutto quando ha invertito notevolmente il trend che aveva iniziato un po' un trend di breve rialzista dopo aver urtato, quindi sbattuto sulla resistenza a 8700, circa 8800, che poi coincide in questo caso con la media mobile a 200 periodi. Non c'è riuscito a superarla, non è riuscito a riportarsi sopra, non è una bella cosa. Andiamo a rivedere oggi sui grafici tutto quello che c'è da sapere, ragazzi, anche per prepararci a questa settimana. Ma prima di passare sui grafici, volevo ricordarvi il Crypto Trading Day a Bologna. La mia prima conferenza, ragazzi, esco dal canale, ci vediamo a Bologna alla Zone Hotel, che è, diciamo, un hotel in via Cesare Boldrini. Avete il link in descrizione per iscrivervi al Crypto Trading Day, perché siamo quasi sold out. Lo dico chiaramente, mancano pochi posti, ma in realtà poi la sala ci ha garantito la possibilità magari di allargare a un numero superiore. Siamo un centinaio, quasi un centinaio, mancano gli ultimi giorni, in teoria dovevamo essere 80, ragazzi, questi erano i posti limite, però siamo andati oltre. Però la cosa è assolutamente positiva, quindi preferisco allargare, diciamo, la sala e fare in modo di far confluire più persone possibili, perché è un evento gratuito. Anzi, facciamo una cosa, ragazzi, vi sposto sul sito direttamente, così lo vediamo. Eccolo qui, il Crypto Trading Day, ragazzi, giornata di formazione gratuita il 19 ottobre 2019. Iniziamo alle 2:30 con la registrazione dei partecipanti, benvenuto e tutto il resto. Finiamo alle 6:30, mancano 5 giorni, ragazzi. Stiamo organizzando, io oggi infatti avrò una serie di skill, una serie di to do da fare per diciamo sistemare, insomma, per preparare il tutto. Quindi Zanotto l'Europa, in via Cesare Boldrini a Bologna, ragazzi. Qual è il programma della giornata? Parlerò io di come si realizza un trading plan, che è una cosa che ho notato essere estremamente carente nei mercati delle criptovalute. Non lo fa nessuno, ragazzi. Perché? La mia domanda è questa. Quindi parliamo di trading plan, perché bisogna impostarsi. Quindi senza andare a rendere tutto molto confusionario, semplifichiamo il tutto, facciamo qualcosa di veloce, impariamo una delle cose migliori da fare, che vi portate nel vostro background, ve lo portate a casa gratuitamente per tutta la vita, perché poi il trading plan, ragazzi, serve sempre entrare e uscire nel mercato qual è il momento giusto. Parliamo anche un po' di timing e poi una strategia di ingresso, che in questo preciso momento dei mercati finanziari, intanto vale sui mercati hold così come sui mercati cripto, però in questo preciso momento dei mercati cripto è estremamente estremamente importante e funzionale. Poi ci sarà Filippo, che mi ha dato diciamo, la sua disponibilità per partecipare a questo evento, quindi ringraziamo sempre Filippo, che parlerà di cosa? Parlerà della tassazione sui mercati delle criptovalute, argomento importante anche per la scadenza di dicembre, e poi gli errori cognitivi, gli errori di preferenza, che sono dei bias cognitivi che vi possono aiutare come errori emotivi nel trading. Sono, diciamo, fondamentali, ragazzi, soprattutto l'errore cognitivo dell'iperottimismo, cioè quello che vi guida a pensare che tutte le cose vanno bene, quindi non metto lo stop, insomma, e le varie cose. Partecipazione gratuita e registrazione qui nel modulo, trovate il link di questa pagina in descrizione, potete registrarvi, è gratuito. Siamo andati oltre, siamo già oltre il numero di iscritti, ma stiamo allargando la sala, quindi poi magari qualcuno mancherà alla fine perché magari non potrà venire, di solito è così, quindi noi speriamo, ragazzi, di poter accogliere tutti quanti. Ok, Crypto Trading Day, grazie ovviamente per la vostra partecipazione. Io spero di star facendo veramente del mio meglio, ragazzi, perché è faticosissimo organizzare queste cose, però io ci tengo a dare un mio contributo alla community italiana dei trader, soprattutto nel mercato delle cripto, perché è un argomento delicatissimo. Abbiamo fatto grandi passi da gigante in questi anni, anche migliorando la formazione di tutti gli investitori in criptovalute. Ed è l'obiettivo principale, la mission principale. Spostiamoci sui grafici. Ho parlato troppo. Eccoci Bitcoin, questo pattern è il Batman pattern, così soprannominato da chi, ragazzi? Ma poi da chi? Perché poi nello scorso video non ve l'ho detto. Allora, questo Batman pattern l'ha così citato, diciamo, un nostro caro amico che è Luca, di Italia, delle criptovalute Italia Trading, il canale Telegram.
Telegram Criptovalute Italia Trading, che è un canale insomma friendly per Trading On, ragazzi, perché lo stesso Luca è nella Trading On Academy e poi insomma aiuta spesso insomma anche il canale anche con i suoi contributi, tra cui anche questo che aveva diciamo elencato nella chat dell'Academy l'altro giorno. Quindi intanto Criptovalute Italia Trading, trovate il link in descrizione di Telegram per iscrivervi al loro canale che è gratuito, insomma una chat di discussione sui mercati molto ben fatta, e questo è un pattern che si è diciamo inventato lui, gli è venuto in mente l'altro giorno. Andiamola a vedere, perché molti di voi mi hanno chiesto anche nei commenti, ma questo questo trading pattern si sta verificando effettivamente, e quindi andiamo a vedere se effettivamente quello che sta facendo Bitcoin è rispettare questo disegnino che avevamo fatto nel video di venerdì. E al momento, ragazzi, sembrerebbe proprio che lo stia facendo, perché guardate un po' la situazione, esattamente ha fatto la famosa spada di Batman, dovrebbe essere, non lo ridico ragazzi, qualcuno di voi ha riso per questa cosa, dovrebbe essere questa l'altra spada di Batman. Adesso deve andare a fare il giù. Avevamo detto di prendere posizioni short, questo era un pattern di brevissimo intraday per short position, ovviamente non è un consiglio finanziario, bisognava prendere le posizioni short, l'avevamo detto già da qui al breakout e poi in pullback, quindi ci ha dato diversi pullback, il mercato me ne ha dato uno qui, ve ne ha dato uno qui ragazzi, quindi insomma in sostanza sui 8.005 c'è l'ingresso short di questa posizione che sta andando a profitto, sì in questo momento sì, però siamo già nella fase di trailing stop, cioè dovete gestirla già ragazzi, perché la figurazione di questo pattern prevede che poi si vada in fase ribassista e quindi di nuovo a scendere al di sotto magari di questo minimo. Questo ovviamente ragazzi non lo sappiamo, dobbiamo seguire il mercato. Un livello di grosso supporto è quello degli 8100, quindi se il mercato magari si avvicina qua e lo sfonda, allora potrebbe continuare a scendere e definitivamente diciamo creare questo effettivamente questo pattern simpatico. Ma se non lo fa, chiaramente andate in stop ragazzi, c'è il primo livello di trailing stop è qui agli 8350. Andiamo invece a vedere la nostra consueta analisi ciclica molto velocemente, perché ragazzi da un punto di vista di analisi ciclica non ci sono novità, siamo all'interno dell'area temporale di close ciclica, il mercato non ha fatto nuovi minimi, l'ho fatto il giorno 7 ottobre un doppio minimo intorno ad area 7700, circa 7800, quindi va bene come doppio minimo, però poi cosa è successo? Il mercato non ha dato slancio rialzista, quindi non possiamo considerare intanto questo livello come un livello di chiusura del ciclo mensile che stavamo aspettando. Tra l'altro stiamo anche aspettando la chiusura del ciclo annuale, che è un ciclo molto grosso. Perché? Perché il mercato non ha dato ancora slanci rialzisti, ma badate bene che è anche molto lontano da darci dei segnali che possano orientarci a delle conclusioni abbastanza importanti, quindi chiusura del ciclo annuale per intenderci ragazzi. Perché? Perché in questo momento abbiamo due diverse tipologie di livelli che sono molto lontani. Il primo è questo qui, che è una trend line ragazzi che è lontana, perché vedete intanto dove sta la rottura della trend line, intanto sta qui ragazzi intorno ai 9000. Questa è difficilissima in questo caso da raggiungere, perché abbiamo, guardate cosa abbiamo qui, intanto una prima resistenza che già insomma è stato difficile superare, che la vediamo a 200, poi abbiamo il vecchio supporto precedentemente neanche testato in pullback a 9200, e poi abbiamo la trend line a 9003 ragazzi, e poi abbiamo la media mobile a 50 periodi sempre passante più o meno per i 9200-9003. Quindi cosa succede? Che questo livello diventa una resistenza abnorme per il mercato in questa fase, quindi insomma Bitcoin ha la forza effettivamente di salire al di sopra di questi livelli? Al momento non sembra ragazzi. Cosa potremmo fare in questa fase? Intanto le posizioni hold, come vi ho già detto, sono state più o meno chiuse qui intorno a questo livello, e dopodiché bisogna attendere dei segnali, perché potremmo anche rientrare a prezzi più alti ragazzi. Vi ho già spiegato questa cosa, come fa l'holder, quello che non ha la testa sotto la sabbia, insomma ve l'ho detto già più volte. Per quanto riguarda quindi i primi segnali di Bitcoin, intanto l'orientamento del mercato resta ribassista o in trading range come sta facendo, non fa nuovi minimi dal 26 di settembre, siamo al 14 di ottobre, però questo ciclo ragazzi, che sicuramente è stato un ciclo, è estremamente spento. Potrebbe anche essere pensato ragazzi come un ciclo iniziato qui, che ha fatto questo tipo di andamento e poi va a fare questo tipo di logica, e sarebbe un ciclo in realtà
un po' anomalo, però ci sta, ragazzi, e indicherebbe anche che fa parte di questo, insomma, di un ciclo maggiore, quindi in realtà dovrebbe ancora andare a fare questo minimo. Questa è la sua figura più naturale. In sostanza, ragazzi, si rimane in attesa, questo è il problema di fondo. Dove potrebbe essere in questo caso un segnale long su Bitcoin al superamento dei 8.008, che precedentemente l'ha bloccato. Che cos'è? La media mobile a 200 periodi, che scillasse intorno alla media mobile a 200 periodi lo sappiamo già, ma la media mobile a 200 periodi in questo caso è estremamente difficile da superare, o lo è stato. Quindi solo su superamenti, diciamo, di 8.008 sono un primo segnale long, ragazzi, e poi però il mercato c'ha questa batosta qui, c'ha questa super resistenza. Insomma, c'è da attendere per chi vuole fare posizioni, diciamo trade di lungo periodo, c'è da attendere, almeno di medio periodo c'è da attendere, e il mercato è ancora in confusione, è ancora in trading range ribassista. Dal punto di vista ciclico ancora c'è tempo per chiudere questo ciclo, se fosse così, ragazzi, c'è ancora tempo perché, guardate, vi faccio vedere, per esempio, qui. Nel ciclo precedente, questo qui dal 17 maggio al 17 luglio ha fatto un ciclo a quasi 2 mensili, ragazzi, quindi molto lungo, 60 giorni, quindi ha accorpato, diciamo, 2 mensili. Quindi, in sostanza, se effettivamente il mercato ha chiuso un suo ciclo mensile qua, potrebbe tranquillamente continuare fino anche a fine ottobre. Quindi, andare ad anticipare usando la ciclica in questo momento non mi va, ragazzi. Ecco, quella è una cosa che non faccio io già da un po'. La ciclica mi sta dicendo che siamo in un'area di scadenza, quindi attenzione intanto ad avere super panico, però attenzione anche perché le fasi di scadenza sono molto facili a questi spike ribassisti che Bitcoin potrebbe fare. Se va a rompere effettivamente questo livello di supporto, poi questa linea verde che vedete qui, che è estremamente molto molto importante, beh, ragazzi, le cose si metterebbero male, potrebbe effettivamente, diciamo, accelerare al ribasso. La cosa non è positiva. Quindi, trading range lo sapevamo intorno a questa fascia, lo sta facendo, l'abbiamo detto in periodi in memory circa 2-3 settimane fa. Il mercato non dà segnali rialzisti, non dà segnali neanche ribassisti, però il trend di breve è ribassista. Attenzione a non considerarlo, è anche vero che quello di lungo, però è rialzista. Passiamo intanto a vedere anche Ethereum. Ethereum ci dà anche un'indicazione importante per vagliare e valutare anche i cicli di Bitcoin. Perché? Perché Ethereum, ragazzi, il ciclo ha chiuso il 27 di settembre. E mentre Bitcoin, se lo vedete qui, insomma, siamo in questa zona qui, intorno al 30 di settembre. Quindi questo doppio minimo sarebbe da non considerare. Quindi Ethereum l'ha chiuso qui un ciclo, ragazzi, vedete? Perché poi non c'è più andato giù, ma se è un ciclo lungo, quindi doppio, in sostanza, ragazzi, abbiamo una conformazione classica che dovrebbe andare in chiusura in questo momento. Quindi anche qui non ci sono segnali rialzisti su Ethereum, addirittura c'è il cross delle medie mobili. Fino a quando rimane sul supporto a 170, che lo regge e resta in una barra di congestione, quindi questo death cross delle medie non ha nessun valore, perché in barra di congestione le medie vanno su e giù e si crossano a vicenda, quindi non ha valore. Quali sono i segnali da guardare su Ethereum? Il superamento di questo livello, i 200 dollari. Anche lui è stato respinto in settimana scorsa, che era stata una settimana iniziata molto positiva. Il mercato invece ha perso nell'ultima parte, chiudendo anche malamente la close della candela settimanale. Quindi non è stato un bel segnale, ha dimostrato di non farcela, in sostanza, ragazzi. Non ha dimostrato magari estrema debolezza, ma neanche forza. Quindi solo sopra 200, che poi è questo livello qui, cambia un po' qualcosa per Ethereum, ma poi se non supera questo livello, come l'abbiamo già detto più volte, quindi 225, 240, non si va da nessuna parte. Trading range anche per Ethereum. È anche il motivo per il quale, diciamo, ragazzi, sto spostando un po' la mia operatività al trading intraday, e quindi trading plan è fondamentale, come si entra, quindi il timing d'ingresso, come si gestisce la posizione, soprattutto con le entrate e le uscite, sono fondamentali per i trader in questa fase. Cosa bisognerebbe fare effettivamente, per chi ha poca esperienza? Per chi ha poca esperienza, ragazzi, niente, continuare a guardare i mercati, ma non fare nulla. Per chi invece è più trader, si possono fare belle cose, come utilizzando per esempio lo short selling. L'abbiamo fatto vedere con il Batman pattern, come
era possibile diciamo fare questo tipo di attività e fare qualche operazione. Ma badate bene, non ne fate troppe, perché comunque il mercato nel trading delle criptovalute è estremamente complesso, ragazzi. Quindi ricordatevi sempre che se fate questo tipo di attività e poi vi sovraccaricate di tante operazioni anche intraday, uscite di testa, ragazzi, insomma, ok? Bene ragazzi, vi ho detto tutto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi nei commenti i vostri pensieri, consigli e quello che sono le vostre idee, perché per me sono fondamentali, ragazzi, per migliorare tutti i video, per capire quello che mi state chiedendo e rispondere anche alle vostre domande. Quindi dentro i commenti non vi scordate mai di mettere tutto quello che vi frulla in testa e poi, come sempre, un mi piace, che per me è di grande aiuto. Ciao a tutti, ci vediamo mercoledì col prossimo video.